gli italiani hanno difficoltà a venire in 80.000 davanti a un Parlamento quando gli stanno scippando la Costituzione, però io ho lo stadio olimpico che raccoglie 80.000 persone e la domenica quando gioca la Roma è sempre pieno. Ben venga, sono romanista, ma cazzo, te vai a vedere una partita, vieni pure a difendere la Costituzione, però non è così. E allora porto questo esempio quando mi dicono non avete fatto niente, è un po' come andare a giocare una partita di pallone, che tu inizi la partita e hai un attaccante molto forte che fa 4 gol di destro. Dopo un quarto d'ora arriva l'arbitro e ti dice guarda, scusa, non si può più tirare di destro, si può tirare solo di sinistro. E tu ti ingegni e trovi un altro attaccante che sa tirare bene di sinistro e dopo una mezz'ora quella arriva e ti dice no, guarda, perdona, abbiamo fatto una piccola modifica, si può tirare solamente di testa. Noi siamo arrivati che stiamo giocando con le mani legate, i piedi fermi, la testa immobile e quelli continuano a dire, lo sai che c'è? Cambiamo di nuovo le regole in maniera che questi non giochino più. Ora stanno facendo in maniera tale che l'italiano non sia più in partita, perché quando eleggeranno un senato tra di loro, quando con il 25% un partito potrà prendere la maggioranza e con quella maggioranza fare un governo che ha pieni poteri alla Camera, si eleggerà tutto quello che è il metodo dei contrappesi, ma non sto qui a dilungarmi. Chi ci assicura che non decideranno che invece che ogni 5 anni si va a votare ogni 7, ogni 10, ogni 15? E noi stiamo consegnando questo paese, stiamo consegnando i nostri diritti.